Vigilia di Girodon, a pochi minuti dal via ufficiale del prologo di Scarperia, con Elena Berlato che arriva da una prima parte di stagione davvero promettente, ottima le Macumo in Bira, in fuga al campionato italiano. Un pensierino a questo Girodon? È il primo giro che faccio, spero di iniziarlo bene oggi e di continuarlo fino al 12. Squadra giovane che ha anche un'altra importante italiana, che è la campionessa del mondo juniores Eleonora Patuzzo, atleta veronese. Tu, Eleonora, invece sei al secondo giro donne. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, le tue aspettative per questa corsa rosa che si concluderà domenica 12 luglio? Beh, le aspettative sicuramente di aiutare la squadra, di essere più presente possibile, poi vedremo magari di puntare a fare qualche tappa bene, più che altro che la classifica.